Erano 7 giorni che Mariano le aveva detto di lasciare la casa perché non l'amava più. Erano 7 giorni che aveva visto la sua crudeltà e il suo cinismo, che l'avevano investita inaspettatamente, senza darle scampo. Erano 7 giorni che Mariano rientrava in casa la sera, tardi, si metteva sul divano, guardava un po' di TV e poi si addormentava lì, per alzarsi la mattina all'alba e lasciare la casa come un fuggitivo. Erano 7 giorni che Mariano non le rivolgeva la parola, solo il saluto strozzato del buongiorno quando andava via e della buonanotte quando rientrava a casa. Erano 7 giorni che Martina aveva un groppo alla gola che non riusciva a mandare giù, che la strozzava, che le toglieva il respiro, che la faceva sentire sospesa ad un filo di canapa che a breve sapeva si sarebbe spezzato. Erano 7 giorni che Martina non riusciva a trovare il coraggio di parlare con il suo papà e con la sua mamma per dir loro che sarebbe ritornata a casa per sempre. Erano 7 giorni che non aveva fame, che non dormiva la notte, che non riusciva a pensare ad altro che all'abbandono che ancora una volta stava sperimentando. Erano 7 giorni. 7 giorni per raccogliere la sua anima frantumata in tanti piccoli cocci di vetro, sparsi in una piazza enorme, bagnata da una pioggia acida, cercare di ricostruirla pezzo per pezzo, anche se calpestata da migliaia di scarpe che adesso vedeva estranee e che l'avevano lasciata esanime per terra, tra lacrime di sangue e di disperazione. Era stata l'aridità di Mariano, la sua incapacità di legarsi affettivamente, emotivamente, emozionalmente, che l'avevano ferita profondamente alla giugulare, facendo sgorgare dolore come sangue eruttato a pompa da un estintore antincendio. Le parole che le aveva detto le sentiva come un eco ridondante dentro le sue orecchie, come attraverso una conchiglia d'oceano che rimbomba lo stesso suono cupo e ripetitivo. Lo vuoi capire che nessuna donna potrà mai scaldare il mio cuore? Lo vuoi capire? Non posso farci nulla. Sono un pezzo di ghiaccio. Ci sto male qualche volta, ma ci sono abituato ormai, mi conosco. Non sento nulla, solo un tremito di passione che mi costringe a possedere quella donna, a sentirla mia, a progettare un futuro, una casa, una famiglia, dei figli, null'altro, non sento nulla se non questa prospettiva che svanisce, che se svanisce diventa inesorabile. Diventa la mia scelta per cercare un'altra vita, un'altra donna. E questa donna ormai non sei più tu, Martina. Non ti amo più, non voglio più stare con te, devi andare via. Hai 7 giorni di tempo. Erano 7 giorni. Adesso a Martina era chiaro. In fondo aveva solo 32 anni. In fondo era bellissima e affascinante. In fondo si piaceva. Le sue amiche le dicevano sempre che era la più desiderabile di tutte loro. Quelle amiche che le scrivevano messaggi per ricordarle che i maschi stravedevano per lei e che chiedevano sempre se fosse mai ritornata in città. Tutti i ragazzi della sua vecchia scuola si erano innamorati di Martina, fin dalle medie, poi al liceo. Aveva ricevuto decine di lettere, di mazzi di fiori anonimi, e in tanti le avevano fatto la corte, in tanti l'avevano desiderata e cercata, sì, in tanti. Era una bella ragazza e lo sapeva bene. Lo sapevano tutti a Ragusa, Ibla, e sua mamma glielo raccontava spesso. Tutti in paese mi chiedono sempre di te, Martina. Come sta la sua figliola? E dove vive adesso? È proprio una bellissima ragazza, signora. Complimenti davvero. Questo le raccontava la sua mamma. E a Martina faceva piacere. Le piaceva sentire quelle parole pronunciate con orgoglio dalla sua mamma. Raccontava di queste conversazioni con i suoi compaesani e i suoi occhi diventavano lucidi, affettuosi. La signora Giusi aveva fatto una figlia di cui andare fiera, una figlia che tutti le invidiavano. Come quando a 18 anni aveva vinto la fascia di Miss Liceo. Tutti i compagni dell'istituto le avevano dato il voto. Non c'era alcun dubbio, era la più bella di tutte. E sua mamma aveva pianto.
E suo papà, la mattina seguente, impettito davanti agli amici al Bar Nobile per prendere il solito caffè prima di andare al lavoro, accanto al magnifico duomo barocco di San Giorgio, che col suo maestoso portale gotico catalano incuteva timore, aveva ricevuto sorridente decine di complimenti e pacche sulla spalla il suo papà Saro, generoso e grande lavoratore. Il suo papà, che era innamorato di lei perdutamente, da quando era nata, le aveva confessato una volta. Da quando, appena presa dall'ostetrica ancora umida di sangue e acqua, le aveva chiesto di poggiarla sul ventre di mamma Giusy, paonazza di felicità e di doglie appena consumate, aveva sentito per la prima volta la sua voce, un pianto potente e denso di vita nuova che si affacciava al mondo. La guardava e le sorrideva fin da bambina sempre. E quel sorriso per Martina era come sentire di essere protetta da un dio invincibile e immortale. E quel dio era suo papà, da quando era nata. Era perdutamente innamorato della sua unica figlia, Saro. Era innamorata dei suoi occhi e della sua generosità, Martina. Erano innamorati. Da quando per la prima volta si erano incontrati nella sala parto dell'ospedale di Ragusa. Sì, adesso era chiaro. Avrebbe ritrovato tutto questo a Ragusa. Avrebbe ritrovato qualcosa che in 2 anni aveva dimenticato. Avrebbe ritrovato tanto amore. L'amore infinito dei suoi genitori. L'amore delle sue amiche d'infanzia che ogni giorno non avevano mai fatto mancare messaggini, cuoricini d'affetto su WhatsApp. Avrebbe ritrovato i suoi corteggiatori, avrebbe ritrovato tanta ammirazione, tanto affetto, tanta stima da parte di tutti i suoi paesani. Avrebbe ritrovato tantissimi amici. Sì, adesso tutto questo le era chiaro, era più chiaro. Era stato un bel viaggio durato 2 anni. Adesso bisognava scendere da quel treno, divenuto irrespirabile. Puzzolente, ripugnante, e prenderne un altro pieno di aria nuova, frizzante. Un nuovo viaggio, sì. Sarebbe stato un altro viaggio avventuroso, ricco di cose ignote da scoprire. Erano 7 giorni. 7 giorni per capire che era arrivato il momento di ricominciare una nuova vita. 7 giorni.